Buongiorno a tutti e benvenuti a un altro dei nostri appuntamenti del ciclo Cittadini del Mondo, appuntamenti che con uno sguardo multidisciplinare ma integrato cercano di aiutarci a riflettere, ad approfondire i grandi temi della contemporaneità. Oggi parleremo di un caso che è collocato nel tempo, nel senso che appartiene alla seconda metà degli anni Ottanta, ma che ha avuto negli ultimi anni una inaspettata attualizzazione, un po' perché è diventato l'oggetto di una serie televisiva di grandissimo successo, un po' perché le sue conseguenze, sia fisiche che teoriche, continuano ancora ai giorni nostri. Il caso di cui parliamo oggi è Chernobyl, catastrofe, memoria e racconto. Proprio per aiutarci ad affrontarlo da questi diversi punti di vista, sono con noi il professor Antonio Recchia e il professor Andrea Candela, che ringrazio, dal momento che Chernobyl è stato prima di tutto un grande evento e una catastrofe storica. Io darei subito la parola al professor Orecchia per aiutarci a inquadrarlo dal punto di vista storico. Sì, buongiorno a tutti. Beh, il titolo di questo incontro, a parte quello ufficiale che ha appena citato il professor Bellavita, potrebbe anche essere però il cielo non ha confini. Perché? Perché quando si parla di Chernobyl il cielo è importante. E allora io pensavo di iniziare questo nostro incontro citandovi l'intervista di una donna di Chernobyl che fu intervistata un mese dopo la catastrofe, e però raccontò questa cosa e disse, testualmente proprio, disse: "Nel cielo altissime comparvero all'improvviso girandole di stelle enormi, che sembravano accendersi e poi improvvisamente spegnersi, cadendo come un gigantesco fuoco di artificio." Era quella notte, quando queste altissime girandole di stelle comparirono. Era la notte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile del 1986, e questa donna, intervistata appunto un mese dopo, non poteva sapere quella notte cosa realmente stesse succedendo. Perché? Perché dopo aver sentito questo scoppio pazzesco, era uscita sul balcone con i suoi figli e era rimasta affascinata da quello spettacolo insolito e bellissimo, così sembrava. In realtà, però, la donna e i suoi figli stavano osservando una delle più gravi catastrofi del secolo, cioè alla centrale nucleare Lenin, un nome importante. Quella notte erano in corso dei test e all'1:23 minuti qualcosa andò storto, cioè uno dei reattori esplose come una gigantesca pentola a pressione, e una nube di particelle radioattive, almeno si dice almeno 100 volte, ma anche di più forse, più micidiale delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, si sparse nel cielo e su buona parte dell'Europa. Poi su queste cose cederò volentieri la parola all'amico e collega Andrea Candela, al professor Candela. Comunque, che cosa accade? Accade un disastro epocale. Se ancora oggi, anche sul conteggio esatto del numero delle vittime, non si hanno certezze. Allora, che cosa succede? Innanzitutto esplode questo reattore, ma in realtà non si trattò di una fatalità, cioè l'impianto di Chernobyl, che era in Ucraina, appunto, e siamo in Unione Sovietica perché siamo nel 1986, l'impianto di Chernobyl in realtà era vecchio, era antiquato, era tecnologicamente superato e sottoposto a manutenzioni, insomma, discutibili, diciamo sommarie. E questo addirittura a prescindere da eventuali errori umani, anche su questi adesso poi il professor Candela ci dirà qualcosa. Ma non basta, perché l'esplosione di questo reattore ha come reazione il fatto che i sovietici, le autorità sovietiche all'inizio tentano di negare, tentano di minimizzare l'accaduto. Quella notte del 26 aprile, tanto per farvi un esempio, con una centrale nucleare esplosa, le autorità non dissero niente agli abitanti e solo il lunedì successivo il telegiornale nazionale sovietico accennò a un piccolo incidente alla centrale. E così, mentre tutta la zona si contaminava,
I cittadini di Chernobyl passarono ancora un weekend bello tranquillo, anzi, la domenica, raccontano le cronache dell'epoca, la domenica addirittura si svolsero, si celebrarono alcuni matrimoni con le spose in bianco, le orchestre, i parenti felici, la gente che beveva la vodka. E invece poi, ora dopo ora, qualcuno doveva accorgersene e ad accorgersene per primi. Molto probabilmente furono gli svedesi perché la nube si stava muovendo e poi dopo un satellite degli Stati Uniti confermò i sospetti, ma ormai era il 29 aprile, erano già passati 3 o 4 giorni. E così anche la TASS, cioè l'agenzia di stampa sovietica ufficiale, fu costretta a rendere noto quello che era accaduto, il disastro, cioè che era accaduto tra il 25 e il 26 aprile. Iniziò così l'evacuazione, ma solo il martedì centinaia di migliaia di persone furono portate altrove, da Kiev a Mosca, in giro insomma per l'Unione Sovietica, dovettero abbandonare tutto, anche dovettero abbandonare per esempio i propri animali domestici, i propri cani, i propri gatti. E Chernobyl diventa immediatamente importante non solo per la catastrofe ambientale, ma anche perché Chernobyl in realtà influenzò, chiamiamola, la grande storia. Perché? Perché sensibilizzò il mondo sul tema dell'ambiente, ma fu anche importante per quello che riguarda le relazioni internazionali e anche la questione in Unione Sovietica. Perché? Perché in Unione Sovietica governava in quel periodo Mikhail Gorbaciov. Il Politburo lo aveva insediato l'anno prima, l'11 marzo del 1985, quindi poco più di un anno prima, e Gorbaciov era un leader diverso rispetto a quelli a cui il mondo era abituato. Questi anziani, nell'82 era morto Brezhnev, era stato sostituito da Andropov, da Yuri Andropov, che era durato solo un paio d'anni e poi era morto anche lui, e poi Konstantin Chernenko ed era morto anche lui dopo solo un anno. E a quel punto era stato invece nominato segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, che era un leader diverso. Aveva 54 anni, quindi era molto più giovane, aveva un'aria efficiente e dinamica e un uomo che voleva riformare l'intero sistema. La notte prima della sua elezione, Gorbaciov ha letto con sua moglie Raissa Gorbaciova, le aveva sussurrato queste parole: non possiamo più continuare a vivere così. Cioè, l'Unione Sovietica era in uno stato di crisi complessiva e Gorbaciov era profondamente convinto della necessità di riformare tutto il sistema politico per evitare appunto il crollo dell'Unione Sovietica, che noi sappiamo invece era ormai inesorabile. E per questo Gorbaciov aveva lanciato due parole d'ordine chiave, cioè la perestroika, ristrutturazione, bisognava ristrutturare il sistema, in particolare quello economico, ma non solo, e la glasnost, cioè la trasparenza, eliminare la censura, rianimare il dibattito politico interno, rendere pubbliche e anche credibili, diciamo, le decisioni prese dall'elite politico e burocratica sovietica. Ecco, Gorbaciov, a un anno dalla sua elezione, rimase letteralmente sconvolto dalle rivelazioni di questo tentativo di insabbiamento del disastro di Chernobyl e si infuriò letteralmente con la burocrazia militare industriale, che definì in quell'occasione uno Stato nello Stato, no? Che lui riteneva responsabile appunto del programma nucleare. E quindi l'incidente fu un importante incentivo per la glasnost e mandò, diciamo così, in frantumi le illusioni sull'eccellenza tecnologica sovietica e anche sulla capacità eventuale, ipotetica, teorica di sopravvivenza di fronte a un conflitto nucleare. E qui, oltre al fatto che Chernobyl fu anche un buco nero che ingoiò miliardi di rubli. E quindi, anche a causa di Chernobyl, Gorbaciov capì che bisognava fare tutto il possibile all'interno dell'Unione Sovietica per allentare le spese, la morsa delle spese per la difesa, per dedicarle appunto all'economia e anche a queste cose. Ma soprattutto, adesso già poi mi taccio perché ho parlato troppo, soprattutto l'incidente di Chernobyl fu lo sprone di Gorbaciov nel tentativo di parlare con gli americani, di costruire un nuovo rapporto con gli americani. In che modo? Basandosi sul disarmo. Perché? Perché proprio l'incidente di Chernobyl
mostrò per l'ennesima volta che le armi nucleari erano inutilizzabili perché, diceva Gorbaciov, ogni tentativo di usarle sarebbe in realtà un suicidio per tutti. Ecco perché il cielo non ha confini, perché poi, come dire, la nube si sparge ovunque. E quindi, pochi mesi dopo, non per caso, tra l'11 e il 12 ottobre, fu organizzato un incontro a Reykjavik tra Ronald Reagan, il presidente degli Stati Uniti, e Mikhail Gorbaciov, e in quell'incontro, che fu in realtà un fallimento dal punto di vista delle relazioni internazionali, ma in realtà non lo fu un fallimento. Perché? Perché almeno lì Reagan e Gorbaciov presero in considerazione addirittura l'eliminazione di tutti gli arsenali nucleari, perché Chernobyl era stato l'esempio. Come disse Gorbaciov, abbiamo imparato cosa può essere una guerra nucleare, e cioè che alla fine non ci sarebbe stato nessun vincitore. E infatti Reagan lo capì, iniziarono a discutere e peraltro 3 anni dopo la guerra fredda finì. Adesso però mi taccio e do volentieri la parola, e cedo la parola volentieri all'amico e collega Andrea Candela, che così ci fa il quadro dell'ambiente, no? Giusto, Andrea? Ringrazio appunto l'amico professor Antonio Recchia, direi che ha perfettamente sintetizzato, riassunto quello che è stato il quadro storico e io mi ricollegherei proprio a una delle sue affermazioni, quella secondo cui il cielo per l'appunto non ha confini, proprio perché la nube radioattiva rilasciata dalla centrale nucleare di Chernobyl ha coperto un'enorme superficie. Ed è bene notare come anche il successo riscosso dalla miniserie televisiva Chernobyl, di cui poi immagino ci parlerà il collega amico Andrea Bellavita, ha decisamente riacceso i riflettori su quello che a diritto, ed è stato illustrato perfettamente da Antonio, è ritenuto essere il più grave incidente nucleare della storia. E come potete immaginare, il numero delle vittime è da sempre al centro delle discussioni, dei dibattiti su quello che è stato l'impatto effettivo di questo incidente nucleare, sebbene il bilancio definitivo, a parer mio, permarrà verosimilmente irrisolto. Comunque, stando alle fonti ufficiali, l'esplosione del reattore ha ucciso tre tecnici della centrale. Tra il personale e i primi soccorritori, 134 persone furono ricoverate a causa degli effetti acuti delle radiazioni. Di queste, 28 sono morte nelle prime settimane e 19 nelle settimane seguenti. Fra i civili, sembra che più di 4.000 persone, in buona parte bambini e adolescenti, abbiano contratto un cancro alla tiroide, certamente responsabile di 15 morti. Quindi, nel complesso, le stime ufficiali ci dicono che le morti direttamente ascrivibili a Chernobyl sono solo 65. Tuttavia, come potete immaginare, si tratta soltanto della punta dell'iceberg, considerando soprattutto che la sorveglianza epidemiologica e quindi l'indagine sanitaria si è arrestata nel 2002, benché le persone più esposte alle radiazioni rilasciate dall'incidente dell'aprile 1986, come ha ricordato perfettamente Antonio, abbiano continuato ad ammalarsi. Questo è un aspetto rilevante, secondo me. Quando parliamo di inquinamento, contaminazione radioattiva, gli effetti, specialmente sanitari, dell'inquinamento o della contaminazione radioattiva si possono manifestare a distanza di tempo, quindi dopo diversi anni, addirittura dopo decenni. La maggior parte delle vittime dipenderà infatti dagli effetti a lungo termine delle radiazioni assorbite. E questi si manifesteranno prevalentemente in forma di tumori e di leucemie. Faccio presente, giusto per citare un dato che è già stato anticipato, tra l'altro da Antonio, l'esplosione del reattore numero 4 della centrale di Chernobyl ha rilasciato in atmosfera una quantità di radiazione equivalente a quella che potrebbe essere rilasciata da ben 500 bombe nucleari atomiche, del tutto simili a quella sganciata su Hiroshima nell'agosto del 1945. Ora, stando a queste prime considerazioni, è ovvio che
i 65 morti sono decisamente un numero inattendibile. Ed è anche per questo motivo che si è riaperto il dibattito sulle vittime di Chernobyl. Però, a proposito degli effetti a lungo termine, si possono formulare soltanto delle stime. Quelle più prudenti ritengono che tra le 600.000 persone più esposte alle radiazioni rilasciate dal disastro nucleare, il numero di morti potrebbe aggirarsi intorno alle 4.000. Naturalmente si tratta per lo più della popolazione evacuata o residente nelle zone a maggiore contaminazione, oltre ai liquidatori, ovvero ai militari, ai vigili del fuoco impiegati nelle azioni di bonifica della centrale e del territorio limitrofo nelle settimane e nei mesi successivi all'incidente. Ad alcuni di loro, i cosiddetti biorobot, fu assegnato il compito di rimuovere le macerie radioattive dagli edifici. Si vede perfettamente, ad esempio, nella miniserie televisiva, immagino che poi tu, Andrea, ci dirai qualcosa a proposito, no? Ecco, si stima che tra il 1986 e il 1985, pensate, circa 340.000 soldati, per lo più riservisti, presero parte al processo di liquidazione. Inoltre, a causa dei venti che abbiamo già ricordato e delle piogge successive, la nube radioattiva rilasciata dall'esplosione nucleare ha contaminato una superficie di oltre 200.000 chilometri quadrati. Che cosa significano 200.000 chilometri quadrati? Giusto per avere un termine di paragone, è una superficie corrispondente a circa 2/3 dell'Italia, una superficie che all'epoca era abitata da ben 5 milioni di persone. Furono evacuate, pensate, località distanti fino a 400 chilometri dall'impianto, per lo più in Ucraina e Bielorussia, gli stati che hanno sofferto maggiormente degli effetti della nube radioattiva. Pensate che qualche giorno dopo, nel momento in cui cominciò a diffondersi, come ha ricordato Antonio, la notizia dell'incidente nucleare nella città di Kiev, a soli 130 chilometri da Chernobyl e oggi capitale dell'Ucraina, si verificò un vero e proprio fuggi-fuggi generale. Ci fu una corsa agli aeroporti, alle stazioni ferroviarie per abbandonare la città, e all'epoca Kiev contava circa 2 milioni di abitanti. Inoltre i suoli e la vegetazione hanno assorbito grandi quantità di radiazioni e molto in fretta. Una delle aree più boscose nei pressi della cittadina di Pripyat, la cittadina che distava 3 chilometri dall'impianto nucleare, realizzata apposta per alloggiare i dipendenti della centrale, fu presto ribattezzata Foresta Rossa, perché i pini silvestri avevano cambiato colore a causa della massiccia contaminazione. Ora, sulla base di questo quadro molto generale che ho cercato di riassumere, si ritiene che alle precedenti 4.000 vittime, scusatemi, se ne possano aggiungere altre 5.000, alcune delle quali residenti anche nelle zone contaminate in misura minore, tra cui aree geografiche dell'Europa orientale e anche dell'Italia settentrionale, perché la nube radioattiva giunse anche da noi. Quindi il massimo di 9.000 vittime è dunque la cifra ritenuta più verosimile dal Chernobyl Forum, composto e promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'ONU, dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e dai governi di Russia, Ucraina e Bielorussia. Tuttavia, secondo le stime diffuse invece da rapporti indipendenti, le morti potrebbero essere molte, ma molte di più. Nel 2006, ad esempio, i Verdi europei hanno commissionato uno studio cosiddetto TORCH. TORCH è un acronimo che sta per The Other Report on Chernobyl, l'altro rapporto su Chernobyl, nel quale si suggerisce l'ipotesi che le vittime possano addirittura essere comprese tra le 30.000 e le 60.000, quindi un numero decisamente importante. Però, al di là delle differenti stime, stabilire il numero certo delle vittime di Chernobyl potrebbe essere tanto impossibile quanto uno sterile e macabro calcolo, considerando che, come dicevo in precedenza, l'insorgenza di tumori a distanza di tempo
potrebbe dipendere anche da altri fattori concomitanti di rischio, sia ambientali sia genetici. Ciò che tuttavia non è possibile negare è che la radioattività può essere un potente agente cancerogeno e che le vittime potrebbero essere migliaia, se non addirittura decine di migliaia. Il calcolo delle vittime poi non rende giustizia delle sofferenze provocate dal disastro nucleare, ignora gli oltre 300.000 evacuati che hanno perso casa, lavoro, affetti, ignora l'angoscia dei sopravvissuti che si domandano se prima o poi si ammaleranno vedendo così compromessa la loro legittima speranza nel futuro. Oggi intorno all'impianto nucleare è stata definita una zona di esclusione di 30 km di raggio destinata a rimanere, questo lo sappiamo, disabitata per secoli. In questa zona la radioattività sprigionata dall'incidente ha contaminato case, terreni non più coltivabili, acque ormai non più potabili e, come dicevo in precedenza, foreste. E così concludo questa mia analisi introduttiva su quelli che sono stati gli impatti in estrema sintesi ambientali e sanitari dell'incidente nucleare. Grazie molte, ringrazio Andrea e Antonio per aver dato queste due prospettive di interpretazione che sono assolutamente necessarie poi per riuscire a capire fino in fondo non soltanto il contenuto ma anche l'impatto sociale che ha avuto la serie HBO del 2019, recentissima. E per la cronaca, una serie che ha vinto 10 Emmy e 2 Golden Globe, è la miniserie più vista di sempre per HBO, che pure significa 1 milione di spettatori negli Stati Uniti, quindi comunque un dato quantomeno ristretto rispetto ai grandi successi a cui noi siamo abituati, ma assolutamente rilevante e importante. Allora, intanto mi affascinava, in un certo senso mi sconvolgeva anche molte dei dati che ci ha dato il professor Candela, non ultimo quello dell'ambiguità sui numeri e dei fenomeni di fuggi sono tristemente attuali, perché ci rimandano davvero a quello che è capitato nel caso del Covid, cioè questa grande massa di ambiguità che peraltro non ha riguardato soltanto la Cina ma anche nei primi mesi proprio la Russia. E riprendo anch'io la metafora del cielo che non ha confini per provare a cambiarlo un pochettino, perché è vero che il cielo non ha avuto confini in quel caso, ma soprattutto per l'Europa. E io arriverei a dire per quelli che sono gli spettatori europei della miniserie Chernobyl, perché effettivamente tutti quelli che avevano l'età nell'86 per seguire un telegiornale, soprattutto anche nell'Italia settentrionale, non potevano non conoscere, non essere vittime della psicosi generale, di questa nube tossica che è arrivata. Io stesso come giovane all'epoca mi ricordo tutte le leggende: non si potrà più mangiare l'insalata, non si potranno più mangiare il latte, esatto, la frutta e la verdura esposti alla potenziale. Cioè quell'evento era diventato parte di un'esperienza, cioè un evento storico che aveva avuto una ricaduta non soltanto in termini di copertura mediatica, ma era diventato un'urgenza esperienziale. Un'esperienza che invece, al contrario, non hanno avuto gli statunitensi, cioè gli spettatori statunitensi di Chernobyl di fatto hanno vissuto quella esperienza in maniera molto distante. Lo ha vissuto, l'ha spiegato benissimo il professor Orecchia, la politica, ma non la popolazione. Certo. Lo stesso creatore della serie, Craig Mazin, che per inciso è un soggetto che noi ci ricordiamo per prodotti cinematografici di tutt'altro tipo, è lo sceneggiatore di molti scary movie, di 2 episodi di Una notte da leone, del cacciatore della regina di ghiaccio, che invece con questo Chernobyl ha cambiato completamente ambito e trattamento. Lui stesso ammette di non aver conosciuto nulla di Chernobyl prima di incominciare a
documentarsi. Cioè c'è stata una specie di oblio rappresentativo e mancano film importanti sull'evento, mancano delle ricostruzioni televisive mediatiche importanti, c'è un docudrama Survive and Disaster della BBC del 2006, ma in fondo tutti gli anni 80 sovietici sono una specie di buco nero nell'immaginario occidentale. C'è il grande libro Preghiera per Chernobyl di Sviatlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura nel 2015, dal quale poi la serie in realtà attinge, ma non c'è, come dire, un immaginario condiviso intorno a questo fenomeno. Ecco perché è così importante capire che cosa racconta la serie, come lo racconta e da un certo punto di vista anche chi racconta. E questi 5 episodi riprendono tutto l'arco temporale che parte dalla notte del 26 aprile del 96, quando il reattore esplode, e arriva fino al processo che condanni i responsabili diretti del disastro, per cui i 3 soggetti che assurgono nella sera la figura dell'antieroe e che sono quelli a cui si attribuisce la catena decisionale che poi ha portato a questo disastro. Ha 2 parentesi speculari, una in flashback, cioè la ricostruzione del test che viene fatta nell'ultimo episodio, e poi invece in flash forward, cioè il suicidio di Valery Legashov, che è il protagonista di fatto della serie, 2 anni dopo. Sono 5 episodi, che tra l'altro una durata e una pezzatura molto particolare, a cui non siamo particolarmente avvezzi, che riguardano proprio i 5 capitoli concettuali: l'esplosione, l'accettazione politica ma anche umana di quello che accadeva, la messa in sicurezza, il liquidatore, tutto quello di cui parlava Candela, la lunghissima fase di normalizzazione, di tentativo di normalizzazione, e poi alla fine il processo e la condanna, che insieme una condanna giudiziaria ma è soprattutto una condanna di tipo politico ideologico. Ed è curioso che il fuoco narrativo sia tutto su Legashov, che è il vice direttore dell'Istituto dell'Energia Atomica, che viene proprio chiamato a integrare la commissione governativa voluta da Gorbaciov, che diventa il vero e proprio eroe risolutore, fino poi a pagare la sua denuncia con questa forma di evaporazione, no, di oblio, potremmo dire, dalla vita pubblica e professionale voluta dal KGB, che poi lo porterà al suicidio. E di fianco a lui c'è Boris Cerbina, il politico, e poi c'è una scienziata, Ulama Komiu, che è una figura l'unica di pura invenzione, ma questo è anche molto interessante perché questa scienziata donna in qualche modo rappresenta, condensa su di sé un gruppo molto ampio di fisici e di ingegneri che effettivamente nella realtà coadiuvarono Legashov. Quindi, come dire, una prima, e questo per me è parecchio interessante e su questo vorrei poi sentire il professor Recchi, un primo passaggio dal plurale al singolare. Naturalmente Chernobyl è una specie di lezione di storia contemporanea, perché l'opinione pubblica viene sconvolta dall'urgenza del pericolo, ma l'opinione pubblica non sa e non saprà per moltissimo tempo sia i motivi che tutto quello che ne è derivato. Cioè i 2 punti di vista che hanno espresso, secondo me, in maniera perfetta Orecchi e Candela, che cosa causa concettualmente e politicamente Gorbaciov e cosa succede dopo, in realtà rimangono a lungo oscuri, come se proprio il prima e il dopo di quella che è stata un'urgenza internazionale fossero in qualche modo destinati alla rimozione, fossero tutti chiusi all'interno dei confini sovietici da metabolizzare soltanto là dove era accaduto, ma che non avessero potuto, non potessero uscire. Dall'altra parte è in qualche modo anche una lezione di scienze, di filosofia della scienza, perché non solo in una maniera molto comprensibile anche a chi non ne capisce nulla, come il sottoscritto, vengono illustrati il funzionamento e il disfacimento di un reattore, la scena perfetta del processo in cui Legashov spiega a chi non ne sa, cioè i giudici, che cosa l'ha causato, e in questo modo, secondo una pratica tipica del racconto audiovisivo, spiega anche agli spettatori. Però pone anche
il punto, cioè tematizza il concetto della responsabilità personale e collettivo di un disastro ecologico, in qualche modo proprio mettere di fianco l'uno e il molti, il singolo e la comunità, potrebbe funzionare come un monito per lo spettatore a qual è la responsabilità personale di fronte al rischio di nuovi disagi, di nuovi disastri e rischi ecologici. La hubris del controllo del reattore, la sconfitta della scienza da parte dell'umano, perché comunque la forzatura del test di sicurezza risponde poi a delle piccole ambizioni di carriera, è proprio ancora una volta il piccolo ingranaggio che determina l'esplosione finale, la crisi dell'umanesimo di fronte alla politica, eccetera, eccetera, e con una grande, sullo sfondo, una grande attività di ricostruzione dell'Unione Sovietica. Ci sono due punti che a me preme sottolineare, perché una ricostruzione perfetta, naturalmente, ma anche con degli errori, che non sono soltanto piccoli errori storici, ma in qualche modo uno di tipo, se vogliamo, più ideologico, una forzatura, che è proprio questa condensazione del collettivo e tutto nella singolarità dell'eroe e dell'antieroe. In realtà, né storicamente, penso che entrambi mi supporteranno, né Legasov né Scerbina hanno dimostrato una risolutezza di questo tipo. Neanche i colpevoli, probabilmente, una determinazione così perentoria nel fare quello che volevano. In realtà è stato il risultato di una grande pluralità di piccole azioni. Questa invece cristallizzazione proprio individualistica e funzionale allo storytelling televisivo. Chiaramente c'è bisogno di eroi ed antieroi perché il pubblico possa essere coinvolto. Ma secondo me esprime anche molto bene la distanza tra il sistema della narrazione occidentale e questo oggetto socioculturale plurale sovietico, che rimane proprio un nucleo che sfugge alle logiche della comprensione, ma anche del racconto a cui siamo abituati, qualche cosa che in qualche modo è rimasto irrappresentabile. E l'altro elemento che secondo me di nuovo rientra nel canone della forzatura funzionale al racconto è la posizione illuminata di Gorbaciov, come se quel Gorbaciov fosse un personaggio ancora più positivo, soprattutto per lo spettatore statunitense, perché era già pensato nella prospettiva del dialogo con gli americani, cioè già come fosse un Gorbaciov che aveva ampiamente superato la fase storica che stava vivendo e fosse già proiettato nel momento del dialogo storico con Reagan, come se la guerra fredda, per certi versi, fosse già finita o avesse potuto finire un pochettino prima. E su questo rilancerei a voi appunti e considerazioni. Sì, allora io la giro così, perché noi affrontiamo, no, il fatto storico con tre approcci diversi che derivano dai nostri studi, no, che è quello che poi cerchiamo di fare all'interno del nostro corso di laurea, appunto in storia e storia del mondo contemporaneo. Il caso di Gorbaciov è significativo perché Gorbaciov si vede a un certo punto, no? C'è una riunione in cui c'è Gorbaciov. Ora, Gorbaciov realmente, essendo un personaggio fatto a modo suo, essendo un personaggio diverso dalla leadership sovietica a cui il mondo era abituato, no? Anche perché è nato in un altro periodo, cresciuto culturalmente in un altro modo, Gorbaciov apprezzava chiamiamoli rivoluzionari della primavera di Praga, cioè il socialismo dal volto umano. Gorbaciov aveva conosciuto Berlinguer ed era molto interessato a ragionare di cosa fosse il comunismo in Occidente e in particolare le idee di Berlinguer. E quindi Gorbaciov era un personaggio diverso e realmente, come ho accennato, si infuriò letteralmente quando venne a conoscenza non tanto dell'esplosione, ma di quello che era accaduto dopo, cioè del tentativo di insabbiamento. In più Gorbaciov aveva una sua empatia, ha tuttora, perché è ancora vivo al momento, anzi, certo, ha appena compiuto gli anni, quindi i 90 anni, quindi una sua empatia
che trasferiva in politica. Attraverso Chernobyl, anche attraverso Chernobyl, certo non solo attraverso Chernobyl, ma anche attraverso Chernobyl, le relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica iniziarono a cambiare. Perché? Perché anche Reagan capì questa cosa. Del resto, Andrea, scusa se Andrea Bellavita, del resto siamo nell'86 e se non sbaglio, solo 3 anni prima era andata in onda negli Stati Uniti The Day After, che aveva, esatto, dimmi se sbaglio, esatto, che certo, era un film, diciamo, tra virgolette, di serie B, ma negli Stati Uniti, che, come hai ben detto tu, no, non avevano vissuto l'esperienza di Chernobyl, ma avevano vissuto l'esperienza di Three Mile Island nel 1979, cioè un altro problema con una centrale nucleare che fortunatamente però era più o meno stato contenuto. E quel film era stato visto in prima serata da oltre 100 milioni, forse 120 milioni di americani, aveva scatenato un putiferio. Quindi Chernobyl, che impatto ha anche sull'opinione pubblica mondiale? Chernobyl rilancia il tema dell'ambiente, che diventa anche un tema, una istanza politica. E infatti, non per caso, in tutto l'Occidente, quello è il periodo, gli anni successivi sono il periodo di maggior successo dei partiti verdi, e prendono un sacco di voti proprio perché ormai questa questione è diventata importante all'interno, appunto, della pubblica opinione. Non so, Andrea Candela, sei d'accordo? Assolutamente sì, sono completamente d'accordo. E a proposito di quello che diceva prima anche Andrea Bellavita, il fatto della mancanza di una dimensione collettiva che è ben evidente, no? Nella miniserie televisiva, attraverso la costruzione della figura dell'eroe, Legasov rappresenta l'eroe del racconto. Io che cerco di esaminare anche le vicende dal punto di vista storico, a me ha colpito notevolmente nella miniserie televisiva la mancanza invece di un altro scienziato che dal punto di vista delle vicende storiche ha avuto addirittura un ruolo molto più importante rispetto a quello di Legasov, che è il Velikov. Velikov è stato lo scienziato che ha saputo gestire molto meglio l'emergenza Chernobyl di Legasov. Addirittura Legasov all'inizio non aveva compreso in che modo gestire l'emergenza nucleare. Quindi effettivamente si è costruita una narrazione ad hoc, e io credo anche perché la figura di Legasov è una figura in un certo senso un po' più romantica, anche perché alla fin fine si suicida, no? E quindi è una figura perfettamente spendibile da un punto di vista narrativo, no? Però appunto quello che manca è la dimensione collettiva, sia di come è stata affrontata l'emergenza, anche da un punto di vista tecnico-scientifico, e poi anche di quello che è stato il processo, di quello che è stato l'errore commesso specialmente dall'establishment sovietico, dall'establishment moscovita, che aveva puntato su una tecnologia che, come ha già accennato in precedenza Antonio, era una tecnologia perdente, tra virgolette. Il modello di reattore in funzione a Chernobyl, il reattore numero 4, che a ben vedere era anche piuttosto recente dal punto di vista costruttivo, perché l'unità numero 4 era quella entrata in funzione più recentemente, nel 1984. Chernobyl aveva altri 3 reattori oltre a quella che è esplosa, e l'unità numero 4 era quella più recente. Però nel momento in cui si è deciso di costruire questi reattori, si è optato per una tecnologia che mostrava dei difetti di costruzione, dei difetti di progettazione, una tecnologia che, pensate un po', era stata del tutto scartata da tutti gli altri paesi nucleari, proprio perché ritenuta non sufficientemente sicura. Invece l'Unione Sovietica, invece l'establishment sovietico, riteneva questa tipologia di reattori moderati a grafite, ora non entriamo nei tecnicismi, addirittura a prova di bomba,
li riteneva del tutto affidabili, in un certo senso, consentitemi l'analogia, erano considerati come il Titanic. Così come il Titanic era ritenuto inaffondabile, anche questi reattori erano realmente giudicati sicuri e a prova di bomba. E secondo me questo aspetto non emerge così bene all'interno del racconto televisivo. Perché... Bene, allora in chiusura, nel ringraziare il professor Candela e il professor Orecchia che hanno condiviso con noi questa riflessione, penso che alla fine possiamo arrivare a una conclusione davvero, davvero certa. Da una parte, anche il prodotto audiovisivo ci aiuta a comprendere meglio gli eventi storici o comunque a porre il fuoco su qualche cosa che tra gli eventi storici era rimasto incompleto, incompreso, non abbastanza approfondito. Ma dall'altra, che per capire certi testi audiovisivi particolarmente complessi, beh, sono anche necessarie delle competenze e sono necessari dei punti di vista approfonditi. In questo modo Chernobyl ci ha fatto gettare una luce diversa sull'evento, ma i punti di vista che oggi abbiamo condiviso ci hanno decisamente fatto riaccendere l'attenzione e la comprensione su Chernobyl. È quello che noi cerchiamo di fare nel nostro corso ed è quello che cercheremo anche di fare in tutte le prossime puntate di questa nostra miniserie. A presto e un saluto. Arrivederci a tutti. Ciao, a presto.